Salve, bentornati sul canale. Oggi andiamo a vedere come realizzare la dolcissima coco che piace tanto ai vostri bimbi. Andiamo a vedere come l'ho realizzata. Per realizzare la testa di coco, avviare un anello magico di 6 maglie con il filato beige. Stringete il vostro anello e fate un aumento in ogni maglia, in tutto saranno 12 maglie basse. Una maglia un aumento per tutto il giro, in tutto saranno 18 maglie basse. Ogni due maglie facciamo un aumento, in tutto saranno 24 maglie basse. Ogni 3 maglie facciamo un aumento, in tutto saranno 30 maglie basse. Ogni 4 maglie facciamo un aumento, in tutto saranno 36 maglie basse. Lavoriamo per altri 3 giri le nostre 36 maglie basse. Ogni 5 maglie facciamo un aumento, in tutto saranno 42 maglie basse. Lavoriamo le 42 maglie per altri 2 giri. Ogni 5 maglie facciamo una diminuzione, saranno 36 maglie basse. Facciamo altri 2 giri, 36 maglie. Ogni 4 maglie facciamo una diminuzione, in tutto saranno 30 maglie basse. Ogni 3 maglie facciamo una diminuzione, saranno 24 maglie basse. Ogni 2 maglie una diminuzione, saranno 18 maglie basse. Facciamo un altro giro di 18 maglie e andiamo a cambiare poi il filato e riempiamo con la vatta sintetica. Sostituiamo il filato e facciamo ogni 2 maglie un aumento, in tutto saranno 24 maglie basse. Ogni 3 maglie facciamo un aumento, in tutto saranno 30 maglie basse. Ogni 4 maglie facciamo un aumento, in tutto saranno 36 maglie basse. Lavoriamo per altri 5 giri le nostre 36 maglie basse. Ogni 5 maglie facciamo un aumento, in tutto saranno 42 maglie basse. Lavoriamo per altri 5 giri le nostre 42 maglie basse. Andiamo ora a cambiare il filato e prendiamo un filato viola scuro. Andiamo a fare un giro di 42 maglie, ma lavorate in costa dietro. Andiamo a prendere solo questa parte qui della maglia. E andiamo a fare un giro in questo modo. Facciamo ora ogni 6 maglie un aumento, in tutto saranno 48 maglie basse. Lavoriamo per altri 3 giri le nostre 48 maglie basse. Possiamo ora staccare il filo. Andiamo a realizzare le gambe. Per le zampe posteriori avviamo una catenella di 36 maglie, la andiamo a chiudere ad anello. Andiamo a lavorare 36 maglie basse nelle nostre 36 catenelle. Lavoriamo per altri 4 giri le nostre 36 maglie basse. Un aumento nella prima maglia, un aumento nell'ultima maglia saranno 38 maglie basse. Lavoriamo per altri 2 giri 38 maglie basse. Una diminuzione nella prima maglia, una diminuzione nell'ultima maglia saranno 36 maglie basse. Andiamo ora a suddividere la parte in due per realizzare le zampe. Dobbiamo lavorare 18 maglie per questa gamba e 18 maglie successivamente per l'altra. Quindi lavoriamo le nostre 18 maglie e andiamo ad unire ad anello questa parte qui. Ho lavorato le mie 18 maglie da questo punto a questo punto e vado ad unirmi con una maglia bassissima in questo punto qui. Nella maglia precedente vado a fare la mia maglia bassissima e vado a lavorare queste mie 18 maglie per altri 5 giri. Dopodiché staccherò il filo e andrò a fare lo stesso lavoro anche per quest'altra zampa. Staccate per questo lato e ricominciate per quest'altro lato lo stesso lavoro che abbiamo fatto qui. Andate a lavorare le vostre 18 maglie per altri 5 giri. Fatta anche l'altra gamba, possiamo staccare il filo e andiamo a riempire con l'ovatta sintetica. Per la scarpa con il filato bianco avviamo un anello magico di 6 maglie, stringiamo il nostro anello e facciamo un aumento in ogni maglia, in tutto saranno 12 maglie basse. Una maglia un aumento per tutto il giro, in tutto saranno 18 maglie basse. Un aumento nella prima maglia, un aumento nell'ultima maglia, in tutto saranno 20 maglie basse. Stacchiamo il filato bianco e prendiamo il filato fucsia e andiamo a fare un giro lavorato in costa dietro con il filato fucsia, prendendo solo questa parte qui del lavoro. Facciamo un altro giro di 20 maglie con questo filato, una diminuzione della prima maglia e una diminuzione dell'ultima maglia, e in tutto saranno 18 maglie basse. Facciamo un altro giro di 18 maglie basse. Possiamo staccare il filo e andiamo a decorare la parte davanti e andiamo a fare i lacci. Per il braccio avviamo un anello magico di 6 maglie. Stringiamo il nostro anello e facciamo un aumento in ogni maglia. In tutto saranno
12 maglie basse. Lavoriamo per altri due giri 12 maglie basse. Per realizzare il pollice andiamo a fare 3 maglie alte nella stessa maglia e le andiamo a chiudere insieme. Questo sarà il pollice. In questo modo chiudiamo le maglie insieme e proseguiamo le 11 maglie a maglie basse. Andiamo ora a lavorare le nostre 12 maglie perché andremo a prendere questa unica sulle 3 maglie alte che avevamo realizzato nel giro precedente, quindi facciamo il giro normalmente e andiamo a fare per altri 4 giri le nostre 12 maglie basse. Sostituiamo il filato con un filato viola un po' più chiaro e andiamo a fare un giro di 12 maglie con questo filato. Lavoriamo per altri 6 giri le nostre 12 maglie, dopodiché stacchiamo il filo e andiamo a riempire con la vatta sintetica. E possiamo ora staccare il nostro filo, riempiamo con la vatta sintetica. Per l'orecchio avviare un anello magico di 4 maglie, stringere l'anello e fare un aumento nella prima maglia, in tutto saranno 5 maglie basse. Un aumento nella prima maglia e saranno 6 maglie basse. Un aumento in ogni maglia saranno 12 maglie basse. Facciamo altri 3 giri di 12 maglie basse. Una maglia un aumento per tutto il giro, in tutto saranno 18 maglie basse. Lavoriamo le 18 maglie per altri 6 giri. Una maglia una diminuzione per tutto il giro, in tutto saranno 12 maglie basse. Facciamo altri 2 giri di 12 maglie basse. Facciamo 6 diminuzioni e saranno 6 maglie basse. E andiamo a fare altri 2 giri di 6 maglie basse e stacchiamo il filo. Possiamo ora staccare il filo e andiamo a cucire al lato della testa dopo aver stretto questa parte qui. Con un po' di filo bianco andiamo a decorare la scarpa. Passiamo prima sul davanti, andiamo a fare qualche linea sul davanti riempiendo questa parte e poi andiamo a fare i lacci con lo stesso filato, così come ho fatto su questa scarpa. Passiamo il filo un po' di volte e riempiamo questa parte. Dopo aver riempito andiamo a fare i lacci, basterà passare il filo da un lato all'altro, lo passiamo per 2 volte, 2-3, e fermate bene. E magari andate a fare dei piccoli pallini nella parte iniziale in questo modo per ogni laccio. Realizzate dei piccoli puntini di dove avete fatto i vostri lacci. Dopo aver bloccato con gli spilli la scarpa sotto alla gamba, andate a cucire maglia per maglia. Chiudete poi la base dell'orecchio con ago e filo e poi stringete questa parte qui, dopo averla chiusa. Stringete in questo modo e passate un po' il filo in modo da bloccarlo. E poi andate a cucire sull'orecchio alla testa. Stringete questa parte qui di sotto dell'orecchio e andate a cucire, magari fermate prima con gli spilli all'altezza giusta e poi con ago e filo. Poi con un filo del colore della giacca andate ad avvolgere un po' intorno all'orecchio e bloccate. La stessa cosa andate a fare per l'altro orecchio però utilizzando il filato fucsia delle scarpe.
Ritagliate gli occhi dal panno lenci e lo andate, gli andate ad incollare prima la pupilla sulla base bianca e poi andate ad incollare sul vostro pupazzetto. Potete volendo anche ricamarlo, come preferite. Per il musetto abbiamo una catenella di 6 maglie con il filato color panna e andiamo a fare un aumento nella prima maglia e un aumento nell'ultima maglia. In tutto saranno 8 maglie basse lavorate. Giriamo poi il lavoro dopo aver fatto i nostri aumenti, questa maglia. Giriamo il lavoro nella catenella di sotto e andiamo a lavorare 6 maglie. E poi stacchiamo il filato e lo andiamo a cucire sul volto. Possiamo ricamare la bocca con il filato nero sottile. Possiamo staccare il filo e andiamo a dare un po' la forma in questo modo e cuciamo così. Con il filo nero andiamo a decorare il nasino e la bocca e riempiamo questa parte qui centrale della bocca. Con un po' di filo andiamo a contornare l'occhio e poi passiamo più volte fino a dare un po' di forma e lo ripassiamo come ho fatto vedere in altri tutorial. Per realizzare gli elastici andate a passare un po' di volte il filo in questo modo fino a riempire questa zona qui e poi lo bloccate con l'ago e filo. Riempite un po' fino a quando vedete che più o meno. Inserite poi nell'ago e bloccate questa parte. Andate a riempire bene le scarpe e le gambe, girate un po' il vestitino in questo modo e bloccate prima con gli spilli tutta questa parte e poi andate a cucire con ago e filo. Andate poi maglia per maglia e andate a fermare nella parte qui dove ci sono i due colori. Prendete queste maglie e cucite tutto intorno. Rigirate poi la gonnellina in questo modo, sistematela bene e andate a realizzare la giacca. Per la giacca avviate 36 catenelle con lo stesso colore che avete realizzato la manica del braccio. Fatto questo, girate la vostra catenella e lavorate 36 maglie basse nelle vostre 36 catenelle. Girate il lavoro e fate una diminuzione della prima maglia e una diminuzione dell'ultima maglia e saranno 34 maglie basse. Proseguiamo il lavoro lavorando per altri 10 giri le nostre 34 maglie basse. Fatti i nostri giri possiamo staccare il filo e andiamo a cucire in questo modo tra la gonna, la spalla. Andiamo a cucire bene questa parte e poi andremo a cucire le braccia. Una volta fermata questa parte possiamo cucire le braccia qui. Dopo aver cucito la giacca possiamo andare a cucire le braccia. Fatto anche questo non ci rimane che ricamare o incollare una coccinella al centro della maglia. Qui io ho ritagliato dal panno lenci, ho disegnato la mia coccinella e la vado ad applicare al centro della maglia. Ed eccola qui, anche la nostra coca per i vostri bambini è terminata. Spero che il tutorial vi sia utile e gradito. Vi aspetto tutti al prossimo, taggatemi se la realizzate. Vi mando un grande bacio, un grande abbraccio e ciao ciao alla prossima!